Ciao a tutti ragazzi, in questo video parleremo di un argomento che mi avete richiesto, almeno alcuni di voi mi hanno chiesto, e cioè il torneo. Cos'è il torneo e come funziona? Innanzitutto partiamo dal presupposto che nel torneo un elemento importante è la fortuna. Nel senso che voi potete fare una buona formazione, potete fare tutto giusto, ma magari perdete perché siete sfortunati, o magari fate tutto male e vincete perché siete fortunati. Quindi comunque conta molto la fortuna, no? Non tanto la fortuna, diciamo la fortuna nel senso di come il vostro avversario imposta la formazione in base alla vostra. Partiamo dall'inizio. Come inizia il torneo? Il torneo, un'ora prima che inizi, da un'ora prima che inizi, c'è la possibilità di iscriversi. Qua compare questo simbolino, ci schiacciate sopra e vi si apre questa finestra. Adesso io qua vi ero già iscritto, comunque qua c'è il tasto con cui schiacciandolo potete iscrivervi. Vi costa 5 chiavi del torneo. Le chiavi le trovate nelle missioni giornaliere. Ogni giorno, se finite tutte le quest giornaliere, trovate una chiave. Quindi, volendo, potete sempre iscrivervi al torneo in pratica. Più o meno. Poi, cos'è questo numerino in alto? Questo numerino in alto qua indica il numero di partecipanti e qua è il numero massimo di partecipanti. Se qua c'è 256 su 256, non potete più iscrivervi al torneo perché il torneo è pieno. Allora, questa roba succede soltanto nei regni con almeno due fusioni, ma proprio almeno, se non addirittura con tre fusioni o più, perché comunque di solito nei regni con zero fusioni o una fusione non c'è assolutamente gente per riempire il torneo. Quindi andiamo al dunque. Una volta iscritti, finita l'ora, inizierà il torneo. Andiamo nel punto giusto. Ecco qua. Questa è la schermata che avete quando inizia il torneo. Qua vedete la vostra formazione in cui andrete a inserire gli slot delle truppe. Qua potete schiacciare change, cioè cambia per appunto andare ad inserire la formazione delle truppe, che adesso vi farò vedere. Qua potete vedere la formazione del vostro avversario. Poi qua sono delle abilità e queste sono delle altre abilità che adesso vi farò vedere. Adesso andiamo un attimo avanti. Come vedete, questi slot hanno il simbolino del torneo, nel senso che possono supportare qualsiasi tipo di truppa, senza dargli nessuna penalità. Come avevo spiegato in un video passato sulle formazioni, se le truppe vengono posizionate in uno slot che non è il loro, cioè non è quello affidato a quel tipo di truppa, subiscono una penalità di attacco del 40%, se non mi ricordo male. Comunque l'avevo spiegato bene in quel video. Invece, questo qua, in questi slot, non subiscono nessuna penalità perché sono slot jolly, come quando usate Paragon 190. Quindi, appunto, adesso schiacceremo cambia, change. Ok, qua vediamo l'avversario e la formazione dell'avversario. Ah, una cosa sulla formazione dell'avversario. Andiamo indietro un attimo. Ecco, no, non qua. No. Allora, ecco qua. Nella prima battaglia, cioè vi dà la formazione dell'avversario della battaglia precedente. Se è la prima battaglia, sostanzialmente la formazione dell'avversario viene, da quanto ho capito io, riempita a caso. Non è la formazione, o meglio, le truppe che avrà sono queste, tipo due cavalli, una fazione, una lancia, un'arco, una spada e un assedio. Però non saranno posizionati in questi slot. Soprattutto nella prima battaglia. Dalla seconda battaglia in poi, vi farà vedere la formazione che il vostro avversario aveva fino alla battaglia precedente. Quindi se la cambia, non vi farà vedere il cambiamento che ha fatto. E qua vediamo le nostre truppe. Le truppe che noi abbiamo a disposizione da poter schierare. Allora, partiamo dal presupposto che, come sempre, l'assedio è la truppa peggiore. A posto così. E io qua ho due slot di assedio e sono stato particolarmente sfortunato. Poi questo torneo successivamente mi andrà anche abbastanza bene. Arriverò nei quarti di finale, mi pare, e alla fine non ero arrivato più avanti perché non ero più riuscito a risistemare la formazione perché ero stato impegnato. Però comunque, quello ve lo spiegherò dopo cosa significa sistemare la formazione. Voi avete queste truppe che potete schierare in qualsiasi slot, come le schieriamo di solito. Adesso vi faccio vedere. L'assedio lo mettiamo indietro, perché non ha l'assedio lo mettiamo in ultima fila di solito. Perché non ha un range, diciamo che ha un range infinito di
colpo, a contrario degli arcieri. Quindi spara anche dall'ultima fila, dall'ultima fila vostra all'ultima fila nemica. Invece gli arcieri, se ne mettete in ultima fila, devono avvicinarsi per colpire. Gli arcieri hanno un range di 3 caselle, se non sbaglio. L'assedio è tipo infinito. No, gli arcieri di più di 3. 4 forse, boh. Da qui gli arcieri sparano senza muoversi. Da qui devono muoversi. Poi adesso l'esatto numero di caselle non so bene. Quindi adesso noi andremo a impostare la nostra formazione, le truppe corpo a corpo le mettiamo in prima fila. E poi come? Le mettiamo in prima fila come? Allora, come non c'è una regola generica, non c'è una regola assoluta. Soprattutto per una formazione come questa all'inizio. Oh, io le metto, mi piace tenere la fazione in centro. E poi, non so, ad esempio qua ho messo i cavalli. Vedete che i cavalli sono deboli contro le lance, qua ho messo le spade. Però, vabbè. Tengo gli arcieri di solito dietro le spade o dietro la fazione. Se non sbaglio qua adesso li sposto e li metto dietro la fazione. Perché la fazione ovviamente è la troppo più forte. Adesso andrò a spostare esatto. Li ho messi lì. No, no, li sposto ancora. Esatto, li metto lì. Esatto. Li ho messi qua perché la fazione è la troupe più forte. E se loro sono dietro la troupe più forte, è più facile che, diciamo, sopravvivano più a lungo e non vengano sfondati. Se la truppa davanti a loro non viene sfondata e riceve supporto, questa fazione qua davanti sfonda la truppa nemica e poi attacca gli altri sui fianchi. E così fa danno da fiancheggiamento e fa ancora più danno. Quindi a me piace tenere gli arcieri dietro la fazione o dietro le spade. Dietro le spade perché le spade sono i tank. Se li settate con la tattica giusta che adesso vi farò vedere. E quindi praticamente le spade stanno lì e non muoiono mai praticamente. E gli archi intanto sparano. Poi adesso andiamo a vedere l'unit combat skill, che è quello che fa molto la differenza del torneo questo. E questo di meno. Questo qua invece fa molto la differenza. Cos'è questo? Sono praticamente le abilità delle unità. Qua possiamo andare a scegliere quale abilità avranno le nostre unità. Possiamo sceglierne solo due di abilità. Adesso vi farò vedere un attimo. Adesso, allora, la sezione è suddivisa in base al tipo di truppa. Ogni tipo di truppa ha tre abilità tra cui scegliere. Adesso le andremo a vedere tutte. Infatti, questo video non sarà brevissimo, ma ci sono tante cose da dire sul torneo. Allora, Shield Wall, questa è l'abilità che hanno le spade di solito, a parte che riducono il loro danno del 25, non del 75, se non mi ricordo male. Comunque, cosa fa questa abilità? Praticamente, con questa abilità, le vostre spade sono sostanzialmente immortali, o meglio, non è che sono immortali, però subiscono molti pochi danni, sono perfette se voi avete una formazione tipo due spade davanti o tre spade davanti e tre arcieri dietro, così le spade stanno lì ferme. Fanno poco danno, ma ne subiscono anche poco. E gli arcieri vostri dietro fanno danno. E quindi praticamente fate fuori le truppe nemiche con una combinazione tank DPS, in sostanza. Gli arcieri servono DPS e le spade con questa tattica sono i tank. Dread, questa tattica io non la uso mai. Praticamente cosa fa? La squadra di spade spaventa la squadra nemica e gli fa fare uno step back di una casella. Cioè la squadra nemica si avvicina. Poi si attiva questa abilità della tua spada e la squadra nemica scappa di una casella, praticamente li rallenta. Berserk, anche questa abilità è molto forte. A me piace molto questa, ma anche questa è molto forte. Quando le spade hanno meno del 70% di salute, aumentano l'attacco del 50%. È simile all'abilità delle spade mercenarie, però qua l'abilità delle spade mercenarie riduce anche il danno in arrivo. Questa invece aumenta solo il danno in uscita delle vostre spade. Questo rende le spade dei DPS, al contrario di questa che rende i tank. Questa qua le spade fanno il 50% di danno in più, che è forte. Però il problema è che se le spade vanno contro i cavalli nel torneo, perdono lo stesso. Con questa qua, se le spade vanno contro i cavalli, le spade comunque tankeranno lo stesso un sacco. E vi permetteranno in certe situazioni i vostri arcieri dietro o di vincere la battaglia comunque. Poi andiamo a vedere dopo. Vabbè, un attimo, adesso guardo gli arcieri e poi torno sulle lance. E vi faccio vedere tutto. Ecco qua, lance. Allora, la prima tattica non la dico, leggo neanche perché non c'è, fa schifo. Poi, fratelli in armi. Questa è molto forte, anche questa rende il lancio dei tank. Però senza il debuff dell'attacco ridotto. Quindi, in un certo senso è più forte questa abilità del lancio di quella delle spade. Diciamo che subiscono più danno, ma non hanno un debuff di danno in uscita.
subiscono meno danno. Sì, in confronto alle spade subiscono più danno, perché questo il danno viene ridotto del 30%, invece dell'altro del 70%, però loro fanno il loro danno completo. Questa abilità si attiva soltanto se due lance sono posizionate vicine. Quindi dovete mettere una lancia vicino a un'altra lancia. In quel caso riducono il danno in arrivo del 30%. Semplice, subiscono il 30% di danno in meno. Poi zelo, anche questo è forte. Se voi avete soltanto una lancia o non volete metterle vicine, usate questa che è forte. Praticamente ogni tre attacchi che fanno recuperano il 5% di salute. Anche queste sostanzialmente li rende un po' più tanca, nel senso che li fa recuperare salute. E quindi durano di più nella battaglia. E questa va bene se non avete due lance e volete usare questa abilità, un'abilità delle lance, usate questa. Oppure anche se, non so, per qualche motivo non volete metterle vicine, usate questa. Però se volete se avete due lance e le mettete vicine, questa è più forte di questa. Poi, andiamo ai cavalli. Allora, i cavalli nel torneo secondo me sono la seconda troupe più debole dopo l'assedio, nel senso che i cavalli hanno sempre come al solito un'abilità che è debole. Spade e lance hanno due delle ottime abilità. Queste le abilità che hanno lance e spade sono molto forti, le abilità che hanno i cavalli no. Allora, la prima abilità cosa fa? Quando la tua squadra di cavalli sconfigge una squadra nemica, quindi innanzitutto la tua squadra di cavalli deve sconfiggere una squadra nemica. Per il prossimo attacco che hanno loro fanno il doppio del danno, che è una cosa molto poco incisiva. Cioè, praticamente non fa molto, fanno un pochino di danni in più, ma poco. Evasione, anche questa serve pochissimo, perché i cavalli già di per sé sono veloci. E poi i nemici non usano tanti arcieri, insomma. Magari hanno due, massimo tre squadre di arcieri o di fazione. Che poi non funziona neanche contro la fazione. Ah no, ranged, ok, ranged. Anche la fazione a distanza è ranged. Quindi sì, però praticamente cosa fa? Riduce al 75% il danno i cavalli subiscono dalle unità a distanza mentre si muovono. Il problema è che solo mentre si muovono, i cavalli si muovono poco di solito, nel senso che ci mettono poco a muoversi e quindi stanno in movimento per poco tempo. Cavalry Shock, questa secondo me è la più forte dei cavalli, anche se comunque non è a livello del lancio delle spade. Cosa fa? I vostri cavalli praticamente riducono il danno che fa la squadra nemica che loro ingaggia. Quindi se un cavallo attacca una squadra nemica, la squadra nemica attaccata dal cavallo fa il 50% di danno in meno. Ovviamente non è che fa il 50% di danno in meno sempre, lo fa per una breve durata. Quindi praticamente riduce per un breve momento il danno che fa la squadra nemica. Anche questa tattica rende i cavalli un pochino più tank, leggermente più tank, perché comunque subiscono meno danno. Però io nel torneo non punto mai i cavalli, io faccio sempre lancio spade. I cavalli non li tengo mai, insomma. Poi andiamo a vedere gli arcieri. Allora, gli arcieri. L'abilità più forte degli arcieri è questa, senza nessun dubbio. Questa è la più forte, senza nessun dubbio. Cosa dice? Praticamente gli arcieri fanno il 40% del danno in più. Ma il loro range è ridotto di 3 caselle. La riduzione del range conta poco se li mettete in seconda fila. Praticamente è irrilevante. E fare il 40% di danno in più è tanto. Cioè che se avete 3 squadre di arcieri, è come se ne aveste più di 4. Senza questa abilità. 40% di una, 40% di un'altra, 40% di un'altra ancora, diventa il 120% di danno in più. Poi, fuoco di soppressione. Questo è forte, secondo me, se i vostri arcieri non sono la vostra principale fonte di danno. Ad esempio, se avete solo una o due squadre di arcieri, e poi magari avete anche, non so, una squadra di fazione a distanza, oppure due, potete mettere questa. Perché cosa fa? Praticamente i vostri arcieri, l'unità che viene attaccata dai vostri arcieri, subisce il 25% di danno in più per una breve durata, però il 25% di danno in più da tutte le fonti, mentre qua gli arcieri fanno il 40% di danno in più sempre. Questo fa subire alla squadra il 25% di danno in più da qualsiasi fonte. Se ad esempio quella squadra è attaccata dall'unità corpo a corpo contro cui si trova ingaggiata, dall'unità di arciere che le spara e dall'unità di fazione che le spara, praticamente subisce il 75% di danno in più, il 25% dal corpo a corpo, il 25% dagli arcieri, il 25% dalla fazione. Quindi questa è forte, se i vostri arcieri non sono la principale fonte di danno, quindi se avete massimo una o due squadre di arcieri. Poi, volley, questa di solito non la gioca nessuno, questa è la classica abilità che hanno gli arcieri, semplice. Questo è quello che fanno gli arcieri di solito, cioè le squadre nemiche vicine sono attaccate al 40% del danno normale. Praticamente fanno danno diffuso con questa abilità.
Però boh, non è molto forte perché magari una squadra non ha nessuna squadra neanche vicina, quindi questa cosa non fa niente. Poi boh, visto che non... questa abilità è la meno forte degli arcieri. La classifica delle abilità è 1, 2, 3. E basta. Andiamo a vedere l'assedio. Un attimo. Ecco qua l'assedio. L'assedio fa schifo, come ho già detto. Nell'arena fa schifo. L'unica cosa in cui utile l'assedio è distruggere le trappole. Il problema è che in arena non ci sono trappole, quindi non serve a niente l'assedio. Allora, l'assedio, a differenza degli arcieri, cosa fa? L'assedio bersaglia come unità preferita gli arcieri nemici, se non mi ricordo male. Il che è abbastanza irrilevante in realtà, perché non aiuta le vostre truppe corpo a corpo praticamente in nessun modo, se non riducendo leggermente il danno che subiscono dagli arcieri nemici, perché l'assedio sta uccidendo nel frattempo gli arcieri nemici. Non ha nessun effetto sul morale del nemico perché uccidendo qualche arciere nemico della seconda fila, comunque le truppe nemiche davanti non perdono niente di morale. Quindi l'assedio, appunto, ha un'influenza molto relativa sul campo di battaglia, nell'arena. Andiamo a vedere le abilità. Allora, questa abilità fa fare danno sostenuto agli arcieri, cioè praticamente fa fare sempre più danno agli arcieri alla squadra nemica. Questa abilità è anche carina, non è male. Il problema è che appunto verrà bersagliata probabilmente una squadra di arcieri nemica che non è così influente danneggiarla. Quindi, boh, non so. Non saprei dirvi qual è l'abilità migliore dell'assedio, perché non lo so, forse questa non è male anche questa. Nel senso che le squadre nemiche colpite dall'assedio verranno disorientate, quindi praticamente è un attacco e non si muovono per una breve durata. E questo è praticamente come l'abilità degli arcieri, che non si usa di solito, cioè anche le unità vicine subiscono danno dall'assedio. Anche le unità vicine, le unità nemiche colpite dall'assedio subiscono danno. E questa, secondo me, è la più forte. Se voi avete una sola squadra di assedio, io userei questa. Se voi ne avete due, userei questa, perché comunque permette al vostro assedio di fare più danno. Se ne avete una, il vostro assedio è più supporto. Se ne avete due, purtroppo, il vostro assedio diventa per forza una fonte di danno. E basta. Queste sono le tattiche. Adesso ho spiegato tutte le tattiche. Adesso andiamo a vedere le tattiche dell'armata. Eccole qua. Queste sono tutte le classiche tattiche che ci sono. Come si dice? Sono tutte le classiche tattiche. Delle formazioni, quindi vabbè, non andrò a spiegarle tutte, le ho già spiegate in un altro video. Adesso parlerò soltanto di cosa delle più forti. Nervi d'acciaio, secondo me, è la più forte nell'arena, quindi dovete usare, secondo me, nervi d'acciaio oppure grido di guerra. Allora, nervi d'acciaio, grido di guerra e avanzamento di linea sono quelle che secondo me si usano nell'arena e basta. Io non userei altro. Se avete tante truppe corpo a corpo, nervi d'acciaio. Se avete tante truppe a distanza, grido di guerra. Avanzamento di linea, boh, se vi piace usate avanzamento di linea. Non saprei dirvi qual è meglio fra nervi d'acciaio e avanzamento di linea. Dipende anche dalla tattica nemica. Ok. E comunque, appunto, tante truppe corpo a corpo, nervi d'acciaio, tante truppe a distanza, grido di guerra. Poi cos'altro c'è? Ah sì, adesso andiamo un attimo avanti col video. Andiamo avanti col video, ma cos'altro devo dire adesso? Ah, sì, vabbè. Cosa dire? Allora, un attimo, qua. Questa è la locazione dove si trova il torneo, diciamo. Quindi voi schiacciate, voi per vedere come stanno andando al torneo, potete schiacciare qua e vi apre la vostra schermata, oppure schiacciate qua e vi apre la schermata generale. Quindi schiacciate lì, e adesso in questo caso il torneo non è ancora iniziato, quindi vi fa vedere questa schermata. Questa è la cassa con i premi, potete schiacciarci sopra, vedete i premi. Se schiacciate prepara, appunto, vi fa vedere la schermata in cui eravamo prima. Quando cambierà la schermata, quando inizierà il torneo, vedrete tutti i contendenti del torneo. Quindi vedrete tutti i partecipanti e tutte le battaglie che sono in corso, le battaglie che stanno per avvenire. Vabbè, qua ci sono i premi della cassa livello 1, giusto? I premi migliorano avanzando vincendo i round del torneo fino ad arrivare all'ultima cassa che contiene, mi pare, 10k di oro,
Contiene comunque cose utili, soprattutto per distretti. Il torneo utile mo è molto utile per i distretti. Per i distretti delle spade, degli archi, no, degli archi no, delle spade, delle lance e dei cavalli, perché trovate i frammenti per farli salire di livello. Appunto, schiacciando prepara si apre quella schermata lì. E poi adesso dovrei andare un po' avanti col video, mi sa. Vediamo cosa c'era qua. No, qua facevo le mie cose. Ecco qua, qua ho aspettato che iniziasse il torneo. Ecco qua, come vedete adesso è cambiato, è scritto Watch Live, cioè guarda in diretta, perché adesso il torneo è iniziato. Noi schiacciamo qua e vediamo tutti gli scontri del torneo. Vediamo il nostro scontro del torneo, che in questo caso è il numero 2. Siamo stati fortunati ad essere subito all'inizio. E questo sono il numero totale di scontri in questo round. Può capitare che nel primo round voi vinciate in automatico se il numero di partecipanti non è proporzionale. E quindi alcuni partecipanti vincono in automatico e passano direttamente al secondo round. E poi dopo, poi invece dal secondo round in poi tutti fanno la battaglia. E poi si passa al terzo, quarto e così via fino ad arrivare alla semifinale e alla finale. Il problema del torneo è che appunto bisogna diciamo resettare la formazione dopo ogni round, altrimenti perdete, quasi, perdete sicuramente. O quasi sicuramente. Adesso vi faccio vedere, ad esempio, un replay. Qua avete la possibilità di schiacciare su favore, praticamente come dire, non so, io metto like a questo qua perché secondo me vince lui, ma non serve a nulla, non fa niente. A parte che vi fa vedere un pollicino, tipo. Poi qua vi fa vedere le battaglie precedenti. E noi schiacciamo favore su di noi, ovviamente. In questo caso siamo io contro un tipo che, vabbè, ha 6 vittorie, quindi immagino che non sia un tipo molto esperto al torneo. Io di tornei ne ho vinti alcuni. Il problema principale, il motivo per cui non li vinco più spesso, è che non ho mai voglia e tempo di star lì a seguire tutto il torneo. Quello per me è il problema principale del torneo. Poi schiacciamo, vedi la battaglia e guardiamo il replay. Vabbè, in questo caso abbiamo un doppio assedio che sono io, sfigatissimo. Lui ha solo un assedio, quindi già di per sé è avvantaggiato. Lui ha un cavallo che va sulla mia spada. Poi abbiamo la spada che va sulla fazione, però il cavallo deve fiancheggiarla, quindi questa spada viene sciolta. La lancia che va contro la lancia, però c'è il cavallo nemico che va sulla mia lancia, ma il cavallo è debole contro le lance, quindi questa lancia dovrebbe riuscire a resistere. Come vedete, la mia spada sarà sul loro cavallo, la mia spada morirà dal loro cavallo, però il mio cavallo e la mia fazione vanno sulla loro spada e lo sciolgono, anche perché ci sono gli arcieri che stanno sparando sulla loro spada. Come vedete qua, la loro spada è praticamente morta, già morta, perché ha tre squadre che la stanno attaccando, tra cui una è la fazione, che è molto più forte. Poi in questo caso l'assedio sta sparando, boh, forse qua. In questo caso l'assedio non ha preso di mira gli arcieri, mi pare. Non so perché, certe volte prende di mira gli arcieri, certe volte no. Come vedete appunto, la sua spada qua è quasi morta, invece la mia spada è ancora bella sana, anche se c'è questa fazione che spara sulla mia spada. Qua, come vedete, la sua spada praticamente è già andata in rotta. La mia lancia sul fianco, anche se attaccata da due squadre nemiche, di cui una che la fiancheggia, regge perché c'è un cavallo che fa poco danno alle lance e c'è una lancia che comunque fa danno pari. Quindi io vinco questa battaglia perché la spada nemica viene sciolta qua all'inizio. E poi il mio cavallo qua va a supportare la spada che adesso stava. Si trovava in una brutta situazione, questa spada adesso sta per morire, però il mio cavallo va sul loro cavallo, quindi il mio cavallo non prende più danno aggiuntivo. Poi ci sono i miei arcieri qua che hanno l'abilità in cui fanno il 40% di danno in più e quindi sono belli tosti, che iniziano a sparare i loro cavalli e questa lancia che non morirà mai, mi sa. E poi c'è questa fazione che adesso gira, fiancheggia e va su queste lance e sciolgono queste lance. Come vedete appunto, queste lance stanno per morire, la mia spada sta per morire, però questa è la mia truppa, è la mia prima truppa che sta per morire. Lui invece ha già perso una truppa qua e sta per perdere questa lancia. Adesso la mia spada è morta, il suo cavallo attiva l'abilità del 100% di attacco contro il mio cavallo e come vedrete non farà tanta differenza. Ok, ha fatto un pochino di barra di differenza, però vabbè, è l'unica cosa che fa quell'abilità. In questo momento la sua lancia è morta. La mia fazione adesso non so esattamente dove va, forse va dritta sugli archi o sui cavalli, vediamo, non mi ricordo. Ok, la mia fazione va sui cavalli nemici, questi cavalli vengono sciolti in un attimo perché hanno assedio, arcieri, lance, fazioni che li attaccano, quindi in due tick di combattimento muoiono, tipo. Questi cavalli comunque non muoiono,
Anche se stanno tankando tutti questi tre, comunque reggono abbastanza. O meglio, no, non è vero, non reggono così abbastanza, però quasi. I loro cavalli sono morti, adesso, come vedete, sono morti. I miei cavalli invece reggono ancora. Abbiamo la mia fazione e le mie lance che stanno andando sulle truppe nemiche dietro. Quindi questo assedio viene sciolto in un attimo. Poi nel frattempo abbiamo il mio due assedio, i miei due assedio che per quanto poco danno facciano, qualcosa fanno. Ah, alla fine non avevo messo abilità sull'assedio. Secondo me, qua ho sbagliato. Qua avrei dovuto non mettere questa, ma mettere l'abilità che stordisce sull'assedio. Oppure l'abilità. Sì, secondo me l'abilità che stordisce era da mettere. Adesso, vabbè, il mio cavallo è giustamente morto. Però qua abbiamo il cavallo nemico con poca salute che viene attaccato dagli arcieri da un doppio assedio. Quindi morirà prima di far qualcosa. Esatto, come avete visto, è morto. Poi c'è l'assedio nemico che si trova in una brutta situazione e le mie lance che stanno andando sui loro archi. Qua adesso andiamo avanti. Comunque, nel frattempo, abbiamo l'assedio che spara, per quanto faccia poco danno, qualcosina fa. E vabbè, adesso abbiamo le truppe corpo a corpo che sono contro le truppe a distanza nemiche e c'è poco da fare per loro. L'unica cosa che doveva fare, secondo me, era lui mettere questa fazione qua, perché la fazione tanca come le truppe corpo a corpo, anche se a distanza, quindi non subisce danno aggiuntivo come invece subiscono gli arcieri. Quindi, avendo l'arciere qua, l'arciere avrebbe sparato più lungo e la fazione non avrebbe subito così tanti danni come invece gli arcieri subiscono e gli arcieri si vengono disintegrati. La fazione invece, vabbè, nonostante abbia quattro squadre che la stanno attaccando, regge un po'. Vedete quanto regge la fazione nemica? Quattro squadre che l'attaccano. E poi questo è tutto per quanto riguarda un replay. Adesso ci sono tantissime circostanze, ci sono tantissimi esempi che si potrebbero fare con i replay, non posso parlare di ogni singola situazione. Quello che posso dirvi è che adesso andiamo a vedere qua dovrebbe essere finita questa cosa. Sì, qua non c'è più niente. Poi quello che potete fare è guardarvi un po' di replay per capire un po' quali sono le formazioni migliori o no. Potete guardare le battaglie di tutti, quindi e si impara dalle battaglie degli altri. C'è chi fa formazioni pessime e chi fa invece formazioni buone. Queste qua fanno entrambe cagare. Ecco. Poi adesso andiamo a vedere questa cosa qua. Questa qua è una scheda che avevo fatto dopo il primo round di torneo. Ad ogni round di torneo, le vostre truppe perdono salute. Questa non l'avevo fatta dopo il primo, l'ho fatta mi sa dopo il secondo. Ad ogni round di torneo, le truppe perdono salute. Quindi, ad ogni round di torneo, bisognerà andare a sostituire un soldato. Si aprirà una schermata in cui potrete cambiare tutta la formazione e in cui potrete scegliere una truppa da sostituire ad una delle truppe che voi avete già nella formazione. Ci sarà la possibilità di schiacciare il reroll e quindi di cambiare la truppa che voi volete mettere nella formazione, ma costa oro. Più si va avanti nel torneo, più costa tanto oro. E diciamo che se non avete, se avete oro da buttare, fatelo perché la fazione nel torneo è ovviamente molto più forte. Potete tenere al massimo 3 slot di fazione. La fazione più forte nel torneo è quella dei mercenari. Poi, secondo me, c'è la fazione degli Yeoman. E poi ci sono tutte le altre fazioni corpo a corpo. Non saprei dirvi la classifica delle più forti corpo a corpo. Diciamo che la più debole corpo a corpo, secondo me, è quella dello Zar, la seconda, perché riduce il danno degli arcieri e non fa nient'altro. Però comunque, ogni fazione ha la propria abilità, che vabbè, adesso non sto a spiegare. Però comunque tutte le fazioni di forte hanno che hanno un'abilità e non sono deboli contro nessuno le fazioni. Poi vabbè, ovviamente il bonus forte e debole l'ho già spiegato in un altro video, quindi non starò a spiegarlo qua. Ma influenza molto il torneo il bonus forte debole. Se voi però avete ad esempio tre fazioni corpo a corpo, non avrete mai malus debole. Se voi una formazione che secondo me è top è fare tre fazioni corpo a corpo, metterle qua, quattro arcieri con l'abilità che aumenta il danno del 40% e basta, nervi d'acciaio e secondo me voi non perdete nessuna battaglia. Però cioè, fare una formazione così difficile perché appunto potete fare il reroll e costa tanto oro, e quindi io non faccio reroll così tanto spesso. Cioè. Poi, cos'è che andiamo a sostituire? Quando facciamo reroll dobbiamo sostituire una squadra. Non andremo a sostituire una squadra che è full vita, 1000 vita, andremo a sostituirne una che ne ha di meno, 600 di vita, che sono 600 unità. Oppure andiamo a sostituire l'assedio. Allora, vedete che qua ho solo un assedio, invece che due, perché primo round ho sostituito un assedio e ho messo questa fazione che sono stato sculato a trovare. Questo è il secondo round e qua posso scegliere se sostituire l'assedio o sostituire una spada.
Io sostituirò la spada perché, vabbè, penso che sia meglio avere 1000 di assedio piuttosto che 600 di spade, per quanto l'assedio sia più debole. Comunque sono sempre 1000 soldati, e questi sono sempre 600. Forse avrei dovuto invece sostituire l'assedio e sostituire questa nel turno successivo, che sarebbero diventati 400. Ad ogni turno alcune truppe perdono 200 soldati. Mi sembra che due truppe ad ogni turno perdano 200 soldati. Ovviamente fanno meno danno, o hanno meno, fanno meno danno, quindi conviene sempre andare a sostituire la truppa che ha meno soldati, a meno che non abbiate l'assedio, e l'assedio bisogna sostituire anche quello. Tipo fra 800 lance e 1000 assedio è meglio sostituire 1000 assedio, però tra 600 spade e 1000 assedio secondo me è meglio sostituire 600 spade. La formazione che a me piace di più, che io cerco sempre di fare, è spade e arcieri. Semplice. Quindi avere tre arcieri o quattro addirittura con l'abilità quella che aumenta il 40% il danno e avere magari due spade e una lancia oppure due spade e due lance oppure due spade e una fazione oppure due spade e una fazione e una lancia oppure qualcosa del genere e perché e appunto le spade subiscono meno le spade sono i tank. E sono deboli contro i cavalli, quindi teniamo una lancia per cercare di compensare il fatto che sono deboli contro i cavalli. Diciamo che io quello che cerco di fare è mettere davanti delle truppe che abbiano il più possibile di salute e dietro gli arcieri che abbiano il più possibile di danno. Questo è come gioco io il torneo. Poi c'è chi invece cerca di vincerlo col forte debole, quindi andando a counterare la formazione nemica. Ad esempio, se un avversario mette qua una spada e qua un cavallo, praticamente mi frega, perché ha due bonus forti. E probabilmente perderò io. Però è difficile perché tu non sai la formazione. Tipo io ad esempio cambio gli slot ogni giro. Tipo se adesso tengo spada, fazione, lance. Magari nel prossimo metto una fazione qua, una spada qua, una lancia qua. Cioè li sposto tutti. Quindi è difficile andare a neutralizzarli. Perché appunto uno deve pensare a dove io lo metterò. E vabbè. Oh, cioè si riesce, perché comunque si può fare. Però non è la formazione più forte. Se fai così non riesci ad arrivare alla fine, secondo me. La formazione più forte è usare un insieme di unità di stanza con la fazione e unità davanti che tanchino i colpi. Ad esempio, visto che se uno ha due slot di fazione mercenaria, praticamente non perde mai, perché quella fazione lì è spropositatamente forte. E poi, vabbè, di per sé più fazioni avete e più la vostra formazione è forte. E quindi spendete oro se volete vincere assolutamente i tornei, rollate finché non trovate fazione, mettete la fazione e poi probabilmente vincerete se ne avete tre. Arriverete nei quarti di finale, semifinale con tre fazioni, anche una brutta formazione. E poi basta, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire per il torneo, però adesso non saprei esattamente. Poi non si può fare, non si può dire tutto, diciamo. Se avete delle domande. Fatemele sapere nei commenti e io cercherò di spiegarvi al meglio le varie cose. E poi basta, ci si vede al prossimo video e buona giornata a tutti.